ti spazzo in due! Benvenuti in Kiwi! E benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo format. Come avete letto dal titolo, questo nuovo format si chiamerà Ti spazzo in due. Ti spazzo in due, che poi sarebbe la versione italiana di Case da Incubo. Vi spiego un attimo. Questa è la versione italiana di Case da Incubo, cioè quel programma americano dove fanno vedere tutta la gente che ha le case messe veramente da schifo, che non vengono mai pulite, sistemate, messe in ordine. Quindi c'hanno tutte queste cose, queste sporcizie dentro casa. Una discarica, c'hanno una discarica dentro casa, esattamente. Però la versione italiana, quindi ti spazzo in due, hanno fatto il gioco di parole, hanno fatto e quindi andremo a fare la reaction di questa gente che vive così, come non si sa come cazzo fa, vive in sta maniera. E quindi andremo a vedere oggi la primissima puntata di ti spazzo in due. Andiamo subito a vedere, ma prima di iniziare ragazzi vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, condividere, tutte le cose che dovete fare sempre. Mi raccomando, che questo nuovo format ha bisogno di tanti like. Mi raccomando ragazzi, andiamo subito a iniziare con la reaction di Ti spazzo in due. Sono le amazzoni del pulito, le valchirie dell'ammoniaca, le dominatrici dello spazzolone. Scusate un attimo, ma cioè a me pare la voce dello chef Locatelli, ma può essere? Non lo so, più avanti andrò a indagare meglio se lui o non è lui. È lui o non è lui? Insieme sono le Paglionico. Le Paglionico, Maron. Oh, tutte belle agguerrite stanno. Queste dovrebbero essere le ragazze che vanno a pulire la casa, sistemare la casa della povera gente che vive nelle discariche, che vive in una discarica, perché una casa è tenuta in quella maniera, in queste maniere, diciamo, tutte così sporche, così è una discarica. Quindi loro sono quelle che andranno a ripulire tutta la merda. Oggi le Paglionico vanno in soccorso di Grazia per ripulire la sua villa immersa nel verde e sommersa dallo sporco. Mi chiamo Grazia e sono un'allevatrice di Setter Gordon. E certo, ovviamente iniziamo subito con un'allevatrice. Un'allevatrice di Setter Gordon che, per i cani sono la parte più bella di sto video così. Quindi questa gli piace tenersi i cani e tutte le cose, diciamo. Abito da sola in campagna da 18 anni e qui ho trovato la mia dimensione. Perché? Tu sei chiesto perché? E non sono solo cani, peraltro, e io ho anche un asino, un paio di pecore, dei polli e due pappagalli. Non lo so, è un minotauro, un drago a sei teste, un cavallo, no, non sai. Tanto, diciamo, tanto uno e tanto l'altro, mettici pure questi. Indubbiamente la casa sia l'ultimo dei miei problemi. Ce ne siamo accorti che la casa è l'ultimo dei tuoi problemi. Ce ne siamo proprio accorti. Non ci vive là dentro, vero? Non è che ci dorme, non è che ci vive. Lei vive da un'altra parte, voglio sperare. Vive da un'altra parte, che là ci va solo per gli animali. Non credo. Wow. Bella questa casa, no? Nel verde, guarda. Fuori è bellissima. Dentro un po' meno. Buongiorno ragazzi, ben arrivati. Buongiorno, avete già fatto conoscenza, sì, del Blumen, vi ha già accolto Blumen. Lui allora. Lei ha fatto conoscenza. Terrorizzata? È un bravo asino, sì, da compagnia. Bellissimo, complimenti.
È che il Blumen, cioè questo ha chiamato l'asino Blumen. Ma perché? Cioè, all'inizio avevo capito blu, poi invece sentendo bene Blumen, ma perché? Vabbè, gli piace per nome Blumen. Quindi questa ha già fatto amicizia con l'asino che vive proprio nel giardino. Non è che vive in aperta campagna, no, proprio nel giardino. Iniziamo benissimo. Eccoci ragazze, qua il mio soggiorno. A voi. E che? E non è una casa, è un'isola ecologica. E marò. Madonna mia. Come cazzo fai in quella maniera? Madonna, cioè non te attaccano tutte le pulci e cose addosso? Cioè, boh. Scusi se glielo dico, ma c'ha un profumino. Come sono entrata mi è venuto un mal di stomaco. Non c'è, cioè, proprio. Cioè, mi ha proprio spiaccicato in faccia di qua a puzza de cosa. Cioè, ma un po' di tatto magari, cioè un po' di tatto magari, diciamo. C'è sta un olezzo strano, no? Proprio, beh, papuzza di me. Qui la prima cosa che ci sarà da fare è buttare via un bel po' di roba che c'è immondizia. Eh beh, io opterei per l'esplosione completa, proprio. Proprio un'esplosione proprio esagerata, proprio. Guarda i ragni lì, tutti attaccati. C'era proprio una bella ragnatela lì in alto, con piena di ragni. E Anna, quelli che piacciono a te? Sì, vado proprio d'accordo io. Cioè, già la proprietaria se voleva sotterrare. Porca, gliene stanno a dire tutte maniere, stanno a dire la proprietaria se voleva sotterrare. Porca puttana, guardiamo la faccia, guardiamo. Se voleva sotterrare, ho fatto... Venite, venite, questa è la camera da letto. Ecco, la camera. Prego. Cioè, che è una camera da letto, ma non tua. Voglio sperare non tua, ma degli animali che ci entrano e ci restano lì dentro. Non ci dormi tu, vero? Posso, grazie, andare su a guardare? Tranquilla, sì. Mi tolgo le pure, scarpe. Vai pure. Per salire sul letto. Ma tanto che mi ti togli le scarpe. Non credo che fai tanta differenza con le scarpe o senza. Forse direttamente con le scarpe già inizio a pulire il letto. Vabbè, vabbè, dai, non offendiamo, non siamo offendenti, non dobbiamo essere offendenti. Ce n'è qui, guarda. Non è la polvere di un giorno o due, è proprio la polvere proprio retrodatata. Stantia, proprio di sai quella polvere proprio che con gli anni si attacca. E diventa proprio una patina, diventa sempre più alta, proprio la patina, quella, la polvere, quella... Ma e che c'hai, muratori in casa? Di là c'è il bagno, tutto bagno. Vostro. Anna, apri. Perché lo aprivo io? Dai, apri. È già terrorizzata ad aprire il bagno, già si può immaginare quello che ci può stare. Tutto mi aspettavo, ma non un bagno con una gabbia con gli uccelli. Era il posto più comodo per loro, più tranquillo. Eh beh, degli uccelli nel bagno. Cioè, ma tu ti immagini, vi immaginate sta signora che quando va al cesso a fare cose sue, a cagare, diciamo, c'ha sti due uccelli così che la fissano così. Ragazza, ma qui c'è proprio da fare un'igienizzata di quelle profonde. Con i lanciafiamme. Con lanciafiamme, proprio con lanciafiamme o la dinamite, diciamo. Al WC proprio, mamma mia, è incrostato, è sporchissimo. E ci vuole una tecnica per pulirlo. Sì. L'esplosione, la dinamite, la polvere da sparo, la nitroglicerina! Oh, arriva l'intera squadra! Arriva l'intera squadra proprio
a smontare tutto, perché a darci vuole proprio la demolizione, secondo me. Tutta la squadra al completo. Adesso tu ti occupi dei tuoi animali e noi ci occupiamo della tua casa. Perfetto. Ecco, tu te ne vai a fa dagli animali e quelli si avvedono a casa e non vi incontrate, proprio non vi dovete proprio incontrare, diciamo. Anna in camera da letto, mamma tu la solita cucina, Tiziana la sala, a noi tocca il pezzo forte, il bagno. Lei non sa cosa l'aspetta. Ancora non lo sa. Che se mo che si vede sti uccelli così dentro al bagno. Ah, voglio proprio vedere. Ma poi avete visto pure sopra le scale c'è la monnezza, cioè proprio dappertutto c'è la, proprio dappertutto. Prima dobbiamo raccogliere tutte ste piume. C'hai ragione. Questo disastro. In ultimo lavare. Sì. E che? Ma non è un bagno, non l'avevo visto bene prima. Non è un bagno, è proprio una stalla, cioè una voliera, proprio a paglia a terra proprio. E che cazzo, come cazzo fa a vivere così? Oh, Anna sta proprio a 3000, è proprio partita come un treno, a pulire tutta la stanza da letto, sì, mi sa che era la stanza da letto. Sta a pulire come un treno tutta la stanza da letto. Ba, 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 ba. Allora, faccio il prisma con lei, passo bene. Adesso le faccio la spazzola, la ruga è la cosa migliore, perché con la spugna non va. Ma dammi la prova, però sta pezzo cresce. Ah, vedi, la signora sta proprio a pure la cucina, proprio pure lei, proprio tutta bella aggressiva, proprio con la spazzola de ferro, perché là ci vuole proprio la spazzola de ferro, con la picavalli ci vuole. Vabbè, però a me pare che sono tipo tipo di Bari, tipo l'accento barese ci hanno, eh. Devo vedere bene, mi devo informare meglio. Cosa c'è qua dentro? Polvere, peli, mamma mia. Cioè, ma pure nei termosifoni i peli. Ma come cazzo, ma pure nei termosifoni i peli. Ma cioè, secondo me lo fa apposta. Gli peli dagli animali e ci mette in mezzo lì dentro. Perché com'è possibile? Che puzza di pisci. Guarda qua cosa scende, guarda. La merda. Madonna. Cioè, tutto bello pulito? Eh sì? È a posto? Beh, meno male, dai, se me lo dici tu. Sono contenta di che me l'hai detto tu. Concentrati, la mamma ha perso la connessione, ha detto ne la faccio più. È proprio irrecuperabile, la mamma ha perso proprio così, sta strappando la corpa a pagallo. Giocato. E vabbè. Ho lasciato indietro una cosa perché ovviamente voglio fartela vedere. Il gabinetto. Ah, quindi l'ha chiamata e ha detto: ma come cazzo fai a vivere così sto cesso in sta maniera? Quindi l'ha chiamata e mo che succede? Io non ho mai pulito il gabinetto di casa mia e non ho proprio idea di come si faccia. E questo l'avevamo capito, l'avevamo giusto intuito, eh? Scarica prima l'acqua, così eliminiamo quello che c'è in superficie. Questo è facile. Okay. E questa è la base di scaricare l'acqua, non ci vuole proprio a scienza. Okay, poi prendiamo una bella bottiglia di acido. Acido? Acido muriatico. Okay. Oh, proprio acido muriatico. Ho anche del napalm, ma bene anche del napalm o della benzina. Sei meno incrostato ci metti mezza bottiglia, sei molto incrostato ce la versi tutta. In questo caso ci buttiamo 4 bottiglie. Poi andiamo con la mano e la spugnetta proprio nel fondo del water. Ok. Strofini fino a quando togli tutta l'incrostazione. O magari fai una bella esplosione e te ne vedi ogni dubbio proprio. Ha già un altro colore. Però adesso lo devi fare tu. Che ti aspettavi? Ce caghi tu, ce caghi. Come minimo lo devi fare tu, così te impari. Vai Grazia, vai. Eccomi. Brava. Sfrega. Lavora, frega, sfrega, che devi pulire tutto. Brava,
brava, a me piace, perché ci deve essere l'interazione. Che... com'è adesso? Bellissimo, sicuramente bianco, candido, okay, come nuovo. Ma non finisce qui. Ah, non finisce, e che succede, mo? Che succede? Non finisce, cosa succederà? Gli farà pulire le finestre, gli farà pulire, che farà? La cosa importante è che tu te ne prenda cura ogni sera con un goccio di candeggina nel gabinetto. Non devi scaricare l'acqua, lo lasci agire tutta notte, il mattino dopo ce l'hai bianco. Sì, sicuramente lo farà, spero di sì. Speriamo. Mi devo muovere, perché se no qua non ce la caviamo più. Madonna mia, che è proprio il terriccio, i semi, ma che cazzo c'è stato su quel pavimento? Questa vasca è così lercia che secondo me Grazia ci ha lavato i cani. Ma pure l'asino, ma pure le galline, ma pure qualsiasi altra animale, essere vivente. Per pulire lo scarico della vasca utilizzo il napalm, la dinamite, il cacciavite, però ovviamente non è sufficiente perché puoi togliere solo la parte superiore. Per l'interno si deve utilizzare il disgorgante. O la dinamite, o il napalm, o la benzina, o qualsiasi altra cosa che faccia proprio un buco esagerato. Hai finito qua? Sto lavando. Ma qua hai finito tutta la sala? Sì, no, manca quello. Cosa manca? Quello. La stufa? E che è? Ma manco la stufa dagli anni 50. E che la stufa? Siamo nel 2022. Oh, la stufa la cambi. Ah, cioè proprio la stufa, proprio quella cacenere, chi legni proprio degli anni, proprio degli anni della prima guerra mondiale. Allora, che punto siete voi? Noi abbiamo finito qua. Mamma, te in bagno come sei messa? Sono qui, ho finito. Oh, hanno finito le pulizie. Io pensavo la demolissero, perché io sinceramente ci avrei messo del napalm nel cesso, a benzina una stanza da letto, a dinamite proprio così all'entrata e boom! È risolto il problema. Voi? Tutto a posto? Tutto a posto. Ok, finito. Loro hanno finito. Brave ragazze. Via. Vai via. Vai Tizi. Vai nonna. Vai, brave. Avete fatto il vostro dovere. Mo speriamo che regge sta cosa. Mo vediamo come è uscita però, eh. E grazie. Sarà pronta a vedere questa trasformazione? Grazie. Seguimi. Oh, e mo vedi come ti hanno pulito casa, grazie. Gli devi proprio ringraziamo. Pia l'asino e fai le fettine, gli devi ringraziare. Guarda il tuo salotto. Ma è sempre casa mia. Mo sì, è una casa decente. Oh, finalmente, speriamo che dura almeno una settimana. È diversa, è in ordine, è bella, è pulita e anche, non so, i quadri a cui io tengo, gli oggetti hanno sicuramente adesso un risalto diverso. Perché semplicemente si vedono, non sono più ricoperte da tutta la sporcizia, se vedono e quindi li apprezzi. Guarda la cucina. Oh, e finalmente la cucina non è più un'isola ecologica. Oh, è diventata una cucina dove poter cucinare. Vieni, grazie. Guarda la camera. Oh, e la camera non è più invece una discarica. Finalmente ci puoi dormire. Oh, che sorpresona. Ah, allora c'è un pavimento in quel bagno. Non l'avevo capito, pensavo che era proprio terra così. Quindi c'è un bagno in quella voliera. Ehi, applauso per voi. Ben, applauso per le ragazze, scevole. Adesso ho un regalino per te. Il kit per pulire il gabinetto.
secondo le regole che mi hai insegnato. Esatto. Speriamo che almeno ce fa sta cosa. Non è che non è che si deve sforzare. Cioè, quando caga deve spignare l'acqua e a sera ci mette cicchetto de candeggina in accesso. Non ci vuole la scienza, non ci vuole la scienza. Ci devi provare. Non ho più scuse. Però non dimenticare che la cosa più importante è metterci l'olio di gomito. Oh, l'olio di gomito. No, l'olio di gomito, mi raccomando. E quindi, ragazzi, è finita qui la primissima puntata di Ti spazzo in due. Oh, che bello, proprio la prima volta abbiamo proprio iniziato col botto. Beh, questa puntata mi è piaciuta, tra asini, galline, cani, sporcizie, una casa in campagna che madonna, è resuscitata, sta casa l'hanno fatta resuscitare. Brava le Paglionico, bravissime. E voi ragazzi, come ci avete casa? Ci avete casa come sta signora? Oppure una casa più decente, più pulita? Oppure vivete pure voi in una munnezza più totale? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale. Dai che questo nuovo format c'ha bisogno di tanti like e visual. Dai raga. Dai, ci vediamo al prossimo video di venerdì. Ciao cari!